I riflettori si accendono sul campo del Multedo per quello che è il derby del Ponente tra Pegliese e Praese. I pegliesi sono secondi in classifica, ma si devono rifare dalla brutta sconfitta di domenica scorsa ad opera del Little Club. In casa Praese invece si cercano punti per rilanciarsi in classifica dopo un avvio scoppiettante e ai vertici i gialloverdi sono sprofondati al nono posto in classifica. L'avvio è tutto di marca gialloblu, complice un'incertezza difensiva di Nania, Stefanzel è una volpe, ruba palla e si invola verso la porta ospite, spiazzando bombardieri con un missile nell'angolino basso, che gela i gialloverdi. La risposta della squadra di mister Orlando non tarda ad arrivare, Perelli scappa sulla fascia sinistra, dribbla due uomini e mette in mezzo per Fedri, che non inquadra però la porta. Il raddoppio della Pegliese nell'aria, Cavanna batte veloce una punizione dalla tre quarti per Eragno, che pennella dentro l'area di rigore per la testa di Sofia, a cui non resta altro da fare che appoggiarla in rete. Partita ricca di emozioni, la Praese accorcia le distanze grazie a Galasso, che con un pressing forsennato guadagna palla a discapito di Vigogna e batte Camilleri. Tutti a riposo per la fine del primo tempo, con le due squadre a darsi battaglia per tutta la seconda frazione. La Pegliese continua ad attaccare e va vicino al gol. Pinacci fa filtrare per Romeo, che incrocia sul secondo palo, ma la palla esce di un soffio. Il gol si concretizza poco dopo. Corner di Risso corto sul primo palo. Ancora una volta per la testa di Sofì, ex Sestrese, che infila la palla sotto l'incrocio, dove Bombardieri non può arrivare. Non c'è tempo nemmeno di battere a centrocampo, che la Praese trova il gol del 3-2. Punizione a giro al limite di Bonadio, ci arriva Vargiu che scaraventa la palla in rete. È un susseguirsi di emozioni in quel di Multedo. Protagonista ancora una volta Sofia, che si incune nella difesa gialloverde e viene atterrato. Per l'arbitro è calcio di rigore e ammonizione del difensore Praese. Si presenta sul dischetto il bomber Sofia, che però si fa ipnotizzare da Bombardieri, che in tuffo blocca ed evita la tripletta del numero 9. Difesa gialloblu in apprensione, la Praese sfiora il pareggio con Vargiu. È sempre il solito Sofia a mandare in tilt la Praese con questa gran conclusione dalla distanza, ma Bombardieri con i pugni respinge. Pochi minuti dopo il 9 gialloblu pecca però di sufficienza e spreca una ghiotta occasione appoggiando di testa la palla in bocca al portiere. Termina 3-2 il derby tra Pegliese e Praese, un derby combattuto e pieno di emozioni. Con questi tre punti la Pegliese è proiettata in seconda posizione nella classifica.